Sono qui con Vito Di Stasi, qui a Brisbane, esattamente a Roma Street Parklands, è un parco bellissimo, famoso qui a Brisbane, dove questo signore ha combinato una cosa alla grande, grandissima anzi. Cosa hai combinato, Vito? Abbiamo costruito il monumento per tutti gli italiani del Queensland. La storia è cominciata quando ci è venuta questa idea. Siamo andati dal sindaco di Brisbane per domandare se è possibile che potevamo mettere questa statua in città e ci hanno detto che va bene, però deve essere per tutti gli italiani del Queensland, allora, non solo la Lucania, esatto, come io sono il presidente della Lucania, ma deve essere per tutti gli italiani del Queensland. Esatto. Però c'è sempre lo zampino siciliano. Ha detto lui, doveva essere lucano, ma è diventato italiano per tutti, certo, però lo zampino siciliano c'è sempre, perché Salvatore e Sebastiano Di Mauro sono gli artisti che adesso vi leggeremo delle belle frasi. La vita in Italia era dura, ma la vita in Australia non era certamente un divertimento da picnic. Siamo venuti per rimanere un poco di tempo, ma siamo rimasti per sempre. Vito, leggi il resto tu. Il nostro scopo era quello di creare una vita migliore per la generazione dopo di noi. Una grande fila di tavole per mangiare da una pianta di mango all'altra. Ogni famiglia aveva un orto e condivideva qualsiasi cosa con le altre famiglie. Che bella cosa! Poi qui abbiamo tante parole, circa 200 di parole che sono state incluse nel dizionario inglese in Australia. Dimmi velocemente. Iniziamo: fettuccine, broccoli, cassata, portico, cadenza, bravo, circa, lotto, fascia, viva, solo, adagio, espresso, parmigiana. Cosa possiamo dire? Che l'altro zampino siciliano, chi è? È mia moglie, Anna Bucolo, di Calatabbiano. Esatto, cattabianese. Va bene, allora a tutti i siciliani ovunque un grande abbraccio da Vito Di Stasi e Giuseppe Virzì. Ciao a tutti. Ciao.